Adesso parliamo di poesia e di rime. La cosa più importante nelle rime e nelle poesie è la visione chiara italiana. Per farvi un esempio parliamo di un poeta contemporaneo, Giosuè Carbuccioli. L'albero che tendevi la parcoletta meno, e il verde me lo premio, e i bei bambini. Perché la poesia sono tempi musicali, come un, due, l'albero che sentivi la parcoletta meno, e il verde me lo premio. Dunque, a questo punto parliamo di rime pacete. Non è tanto la rima che mi interessa quanto la metrica. Vi faccio un esempio. Che ne sai d'un bel campo di greno? Che ne sai d'un amore profeno? Che ne sai della nostra ferrovia? Che ne sai? Quante volte lo devo dire che si bussa prima di entrare, disgraziato maledetto, se no ti spezza le ossa e capocollo e ti mette in destino a tracollo? Caffè. Subito. Scusate, ragazzi. Quanto zucchero? Te lo dico io quando basta. Dunque, vi vorrei chiarire di nuovo, per chi non lo sapesse, che io non sto molto bene. Allora il dottore mi ha ordinato di fare colazione in classe, perché ho avuto una piccola depressione depressiva e comprensiva e mi sento. Prego. Basta. Disgraziato maledetto, è vero? Ah, sì? Basta. Bignè. Bignè. Subito. Scusate, ragazzi. Ci risiamo, eh? Anacleto, la cerbottena. Quale cerbottana? La cerbottana di tua madre. Ma dove hai messo la cerbottana? Maledetto succhiatore di creme che non sei altro. Ecco la cerbottana. La cannuccia. Mi devo sfogare, madonna. Dammi le mani. Che? Le mani. Ah, le mani. Le mani.